Mamma mia, ragazzi, che partite del giovedì sera. Si chiude adesso, ragazzi, Como Lazio e Roma Torino. Parleremo un po' di entrambe, dicendo quello che ne penso. Scusate, ragazzi, le condizioni, ma sono abbastanza influenzato. Comunque, fatto sta che appunto finisce Como Lazio, risultato 1-5 per i biancocelesti, mentre, ragazzi, finalmente la Roma che torna a vincere allo Stadio Olimpico contro il Torino, quindi Juric che batte il suo passato. Ovviamente però ragazzi, prima di partire col video, io vi chiedo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina, ma soprattutto ragazzi di lasciare un bel like al video per farmi sentire tutto il vostro supporto. Io comincerei ragazzi da Roma-Torino, diciamo dove c'è più forse da dire, diciamo che è risultato un po' più risicato, quindi ci sarebbe un po' da parlare. Ripeto, intanto Juric che dopo essere comunque messo quasi no all'angolo, giustamente direi anche da parte dei tifosi, e da un po' tutti ormai, diciamo che ragazzi durante la settimana ci sono stati litigi, addirittura si è parlato di uno Juric che abbia litigato con Mancini, fatto sta che poi Juric in conferenza stampa ha confermato queste dichiarazioni, quindi veramente pare ci sia stato un litigio nello spogliatoio, ragazzi, e quando si arriva a questi livelli, diciamo che l'ambiente si capisce, no? Che non è più tranquillo e quindi diciamo cominciano a sorgere i primi problemi. Io ragazzi apro una piccola parentesi, tornando al passato. Penso che anche i calciatori non abbiano mai preso bene lo Sandro di De Rossi. Per me De Rossi sarebbe dovuto rimanere. Comunque, fatto sta che adesso il presente si chiama Juric. Juric che, ripeto, dopo dei brutti risultati, ragazzi, nelle ultime partite, perché ok che vinci contro la Dinamo Kiev in Europa League, però ragazzi, i risultati nelle ultime partite non è che fossero incoraggianti, perché non contando la Dinamo Kiev, e ovviamente la vittoria di questa sera, le ultime tre partite con Fiorentina, Inter e Monza citavano un punto in tre partite, quindi il pareggio solamente col Monza, quindi sicuramente uno storico molto negativo. Ripeto, Dybala si inventa un gol clamoroso, però ragazzi comunque la Roma ha strameritato di portarsi questa vittoria a casa. Pare abbia giocato anche meglio, cioè nel senso ragazzi io ho seguito un po' la Lazio, un po' la Roma, ho fatto un po' ragazzi, scusate ma ho fatto un po'. La Roma, devo dire, oggi ha giocato molto bene, nel senso la squadra girava, da quello che ho notato non giocava Cristante, ragazzi, non giocava Cristante, e devo dire, ragazzi, che girava molto bene la squadra. Poi, ragazzi, ripeto, c'è chi lo difende, c'è chi non lo difende, io ormai non so più, diciamo, a chi crede prima, perché, ripeto, ragazzi, io stasera le partite le ho viste, perché non giocava l'Inter, non giocavano altre squadre, quindi sono stato lì a guardare, però, ragazzi, cioè, a me Cristante non è mai piaciuto. Cioè io vedo gente che addirittura difende Cristante come se fosse addirittura idolatrato, come se fosse un fenomeno. Cioè ragazzi, io oggi il centrocampo, l'Efe con E, mi è piaciuto. Ho visto la Roma che girava, ripeto, sicuramente dei limiti ci sono ragazzi, soprattutto sulle fasce, questo è abbastanza evidente. Anche alla fine ragazzi, ultima azione, Selic deve spazzare, regala una rimessa laterale al Torino, rischiando alla fine comunque di concedere un'altra occasione clamorosa al Torino. Per fortuna non è successo nulla, anche perché penso che i tifosi sarebbero andati in massa sotto casa di Celik. Però ripeto, alla fine la Roma mi è piaciuta come ha giocato, rispetto al solito ho visto un giro palla molto più fluido rispetto alle altre volte, quindi secondo me alla fine ragazzi Cristante lasciarlo in panchina secondo me non è neanche così tanto sbagliato. Ripeto, non so se forse era raccomandato, non lo so ragazzi, ma a me Cristante non mi è piaciuto. Cioè ragazzi, io dico sinceramente, per me Cristante non giocherebbe neanche nelle prime top 6, 7 del campionato. Cioè in Napoli, Inter, Atalanta, Fiorentina, Lazio, Juve, Milan. Per me, ragazzi, Cristante in queste squadre qui non ci giocherebbe mai titolare. Non ho mai capito perché la Roma ci giochi, ma comunque. Però devo dire che, dico, vedendo anche la partita di stasera, io rifletterei più di una volta prima di mettere Cristante titolare. È un Lefè con E, secondo me, ci sta, ragazzi. Ricordiamoci che comunque Lefè ha avuto, se non mi sbaglio, degli infortuni, quindi magari non è neanche al top, perché secondo me è un ottimo centrocampista, ragazzi, ripeto, togliendo gli infortuni. Fatto sta che comunque per la Roma vittoria importante, si torna alla vittoria dopo praticamente più di un mese, se non mi sbaglio, che la Roma non vinceva in campionato. Si va a piazzare al decimo posto, a 13 punti, a meno 6 dal quarto posto, che sarebbe appunto la zona Champions, che ripeto, ragazzi, per il calciomercato della Roma, secondo me questo qui, ragazzi, deve essere l'obiettivo della stagione. Comunque, fatto sta che, ripeto, buona partita, buona vittoria e soprattutto molto importante per Juric che vince e si porta a casa 3 punti contro il suo passato. Vedremo se sarà il punto no di svolta da parte di Juric. Per quanto riguarda, ragazzi, invece la Lazio contro il Como, in casa del Como, raga, per me poco da dire. Ah, scusate, chiudo brevemente la parentesi con la Roma, ragazzi, che gol ha fatto Dybala.
Che gol ha fatto Paulo Dybala, ragazzi. Tra l'altro Torino che si fa male da solo, Dybala che supera praticamente sull'esterno Milinkovic-Savic, cioè poi ragazzi tutto girato, storto, scordinato, col sinistro ragazzi fa un gol difficilissimo. Quindi raga, di che dobbiamo parlare? Raga, Dybala sei in forma e se non hai gli infortuni, clamoroso. Ovviamente ripeto raga, il suo problema principale sono sempre stati gli infortuni, però ragazzi che giocatore Paulino. Comunque per quanto riguarda invece il combo Lazio, anche qui ragazzi per me molto ma molto ma molto poco da dire, cioè che c'è da dire raga, partita clamorosa contro un Como che comunque ok che nelle ultime giornate ha fatto molto ma molto male, perché comunque nelle ultime 5 partite perdi con la Lazio, perdi col Torino, perdi col Napoli, pareggi col Parma e poi togli la vittoria contro il Verona. Sicuramente un campionato alla fine tranquillo, perché per adesso il Como è quindicesimo, rischia un pochino, aveva iniziato molto meglio secondo me, diciamo che è un po' calata nelle ultime settimane, la zona retrocessione sta a 8 punti, quindi sono a meno 1 dalla salvezza, cioè a più 1 scusate dalla salvezza, quindi sicuramente è partita un po', cioè è risultato un po' altalenante, però ripeto ragazzi, con una Lazio del genere che devi fare? Cioè raga, clamorosa la Lazio stasera, tra l'altro doppietta di Castellanos però... Lazio che segna in primis con Castellanos, poi appunto raddoppia con Pedro nel giro di 3 minuti ragazzi, quindi una batosta molto pesante per il Como, poi il Como accorcia con Mazzitelli ma poi arriva l'espulsione per doppia ammonizione di Brownoder che praticamente crea appunto altri problemi al Como. Infatti ripeto, comunque già il Como ragazzi non mi stava piacendo durante la partita, durante i 90 minuti, poi ripeto l'espulsione, la doppia ammonizione per Brownoder ha complicato maggiormente la partita, anche se poi ci pensa Nuno Tavares a rimettere tutto in parità per quanto riguarda i cartellini, doppia ammonizione, espulso Nuno Tavares, quindi si rimane sul 2-1, ma poi ragazzi arriva il gol della Lazio di Patrick che chiude 3-1, però poi ragazzi come poi non ci sta, all'81esimo gol di Castellanos, quindi doppietta per lui. E poi ragazzi, gol di Ciauna, ripeto, tra l'altro primo in campionato con la Lazio, anzi forse primo in generale con la Lazio. Lazio ragazzi che adesso si va a posizionare al quinto posto, che poi ragazzi sarebbe anche un terzo, perché Lazio, Fiorentina, Atalanta al quarto e al terzo, quarto e quinto posto sono a pari punti, quindi ripeto, alla fine sono lì, a meno 2 tutta dall'Inter e a meno 6 comunque da un primo posto ragazzi, che secondo me dopo 10 giornate è oro che cola. Complimenti a questo Lazio, che ripeto, tra l'altro nelle ultime giornate, se non mi sbaglio, ha fatto molto bene, non vorrei dire una cavolata. Raga, nelle ultime 5 partite, 4 vittorie, poi la sconfitta per 1-0 contro la Juve. Quindi, mamma mia, ragazzi, che bello storico da parte della Lazio, che secondo me quest'anno farà tante belle cose. Ho visto che molti la sottovalutavano all'inizio campionato per il calciomercato, perché comunque il Napoli che si era rinforzata tanto, l'Inter che comunque aveva tolto l'ossatura, la Juventus molto rinforzata, la Roma molto rinforzata, l'Atalanta che già secondo me sulla carta è sempre più forte della Lazio, e quindi ragazzi molti la sottovalutavano, eppure la Lazio è ancora lì ragazzi, è lì appiccicata a pari punti con appunto Fiorentina e Atalanta per un posto in Champions. Io non mi dilungo in chiacchiere ragazzi, anche perché le mie condizioni le vedete, però il video lo volevo far uscire comunque. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate sia di Roma Torino che di Como Lazio, fatemi sapere qui sotto nei commenti, noi ci vediamo con un prossimo video, bella ragazzi.